adesso. Vai. Adesso andiamo di là, c'è il taglio del nastro e poi c'è il rinfresco che lo offre la pizzeria di Rosita alla Cuccagna. E poi alle 9:30 sul palco ci sarà il mio intervento prima dei Lisa Rusa e l'intervento anche dell'onorevole Arturo Bova. Ecco, e quindi poi naturalmente rimarremo qua per passare questa bellissima serata. Ok, fermi. 1, 2, 3, via! Bene. Dovevo venire prima a salutarmi, ma no. Io prima vado dal comandante. E che dobbiamo fare? Dobbiamo benedire semplicemente, ma la benedizione della piazza, prima della benedizione della piazza c'è la benedizione delle persone. Poi, una volta benedette le persone, si benedice la piazza, che serve perché le persone possano incontrarsi e possano vivere da amici, come c'è scritto nei testi sacri che noi non abbiamo portato. Quindi, siamo di fronte alla chiesa, diciamo la benedizione alla Madonna e poi la benedizione alle persone e la benedizione alla piazza. Ave Maria. Piena di grazie, Signore, se sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. E adesso nell'aspersione dell'acqua che faremo sulla piazza, perché veramente possiamo crescere in amicizia, in fraternità, in letizia e diventare, essere sempre di più una popolazione civile, onesta, laboriosa, secondo quello che sono stati i nostri antenati e quello che noi dobbiamo lasciare ai nostri figli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Auguri e grazie. Grazie a voi. Ci troviamo in Piazza Carmine, oggi per la pubblicità della comunità di Guardavalle e anche dell'amministrazione comunale abbiamo fatto questo tradizionale taglio del nastro dove attraverso fondi PIRE il comune di Guardavalle ha avuto questo finanziamento e siamo stati bravi a realizzare un'area degradata che poi era anche adiacente alla chiesa del Carmine e soprattutto in una zona che adesso si è sviluppata ed era popolosa rispetto alla costruzione. L'intervento che non si è concentrato solamente nella piazza Carmine e davanti alla piazza Carmine della chiesa del 600 della Madonna del Santo Carmelo, ma ha anche interessato diverse vie come via Regina Margherita, via Regina Elena, via Umberto I e anche la pavimentazione del piazzale della chiesa matrice con anche pedana per la disabilità. Quindi un lavoro complessivo che voglio ringraziare la ditta Greco Salvatore di Vibo Valentia, che nonostante il notevole ribasso e nonostante le difficoltà della ditta stessa è riuscita in sinergia con l'amministrazione comunale a completare il lavoro. Di questo lo voglio ringraziare. Voglio ringraziare i tecnici comunali con l'ingegnere Romeo, con Franco Tedesco, il commiabile e il grande impegno verso questo progetto. E voglio anche ringraziare la direzione dei lavori, che è stata affidata allo studio dell'architetto Pasquale Peronace con i geometri Cosimo Pileggi e Giuseppe Peronace che hanno veramente messo l'anima affinché questo progetto venisse realizzato. È un progetto che è partito datato 2008 quando attraverso i fondi PON, fondi sicurezza, Guardavalle aveva attivato questo progetto con l'amministrazione di Codo Tedesco, con io assessore ai servizi sociali. Abbiamo iniziato a fare questo progetto, ma poi alla fine
sono spariti, sono scomparsi i fondi perché il governo di allora, Berlusconi e Lega Nord, hanno deciso di togliere questi finanziamenti e devolverli alle cose lazze. Infatti nel 2010, se vi ricordate, c'è stata questa difficoltà al nord per quanto riguarda le aziende, e quindi il governo centrale ha pensato bene di andare a togliere questi fondi verso le aree delle valle del sud, e quindi anche Quarta Valle è stato escluso da quel quasi finanziamento. Adesso abbiamo avuto questa opportunità con i fondi FISL e quindi siamo tutti contenti, è contenta la comunità, è contenta l'amministrazione comunale, e quindi stasera festeggiamo appunto questo evento e questa inaugurazione di questa piazza. Grazie. È la dimostrazione che la Calabria ha energie sane, ha energie validissime che devono essere però messe in condizioni di poter essere sprigionate. Parte da qua lo sviluppo della Calabria, ecco, poche parole e molti fatti, quindi sono bei momenti, vedere una comunità pure che si stringe, che capisce l'importanza di questi momenti, perché, ripeto, a pochi metri abbiamo il Parco del Sole che riceverà un altro finanziamento di 600.000 euro proprio sul POR 2014-2020, molto importante. L'altro arriverà anche con un importante 200.000 euro per la videosorveglianza che sarà realizzata pure a Quarta Valle, e sappiamo com'è importante la videosorveglianza in questi centri. Cosa dire, è stato un piacere, sarà un piacere stare ancora vicino a questi amministratori, perché non sono loro a migliorare se stanno con noi, ma siamo noi a migliorare se stiamo vicino a gente di questo taglio. Lasciatemelo dire con orgoglio, per figli di questa Calabria e non di altri posti. Quindi bene, io come piace dire pure a me, barra dritta e avanti tutta, questa è la dimostrazione che non sono solo parole, ma che i fatti si stanno facendo in Calabria e che la Calabria sta veramente marciando bene, così come si aspettano i concittadini di questa bella e fantastica terra. E mi limito soltanto a dire, guardate, io sono stato amministratore comunale per 22 anni al mio comune, so cosa significa inaugurare un'opera, so cosa significa restituire uno spazio pubblico alla fruibilità dei cittadini, restituire i servizi, gli spazi alla gente, alla comunità. È in questo modo che si costruisce il senso di comunità, è in questo modo che si antepone il senso del noi al senso dell'io, è in questo modo soprattutto che si fa crescere anche la gente di un paese, e si offre poi quelli la certezza che ci sia una parte pubblica che non è sempre, come avviene sovente, da criticare la politica e quello si dice, ma soprattutto a livello nella dimensione comunale, di come alcune persone che vanno a rappresentare una comunità poi si spendano per quella comunità. Dico questo perché è veramente un piacere e un onore stare vicino agli amministratori di Quarta Valle, lo dico non per frase di circostanza, l'ho già avuto modo di dirlo in altre sedi, ma è bene che sappiate i cittadini di Quarta Valle anche. Guardate, un'opera non l'ha citata, se non sbaglio, se non ho sentito bene, di un qualcosa che è in itinere, non ne ha voluto parlare fino sia il sindaco, ma che riguarda poi anche il sovrappassaggio per quanto riguarda nella marina di Quarta Valle, il sovrappassaggio ferroviario, un'opera molto importante che richiede un investimento di 6 milioni di euro, che si aggiungerebbero ai 200.000 euro per la videosorveglianza, ai 600 per il Parco del Sole, all'investimento per la piazza del Carmine. E guardate, di questi tempi inaugurare un qualcosa o poter dire tagliamo il nastro è veramente una cosa quasi da nicchia. E attenzione, ci tengo a riferire questo episodio del sovrappassaggio ferroviario, perché quando io ho accompagnato a Reggio Calabria procurando gli appuntamenti con RFI, quindi Ferrovie Italiane, attraverso anche l'assessore Busmanno, raramente vedi che arrivano degli amministratori con una tale competenza tecnica. Una cosa è l'entusiasmo, una cosa è dire noi vogliamo fare questa cosa. Non solo competenza tecnica degli amministratori, ma anche il risalto che è stato dato a quelle che sono le professionalità locali, perché assieme agli amministratori sono arrivati dei tecnici, architetti, se non sbaglio, giovanissimi di Quarta Valle, che io saluto di vero cuore, non dico i nomi e cognomi perché forse sono altri tecnici e non voglio entrare, potrebbe sembrare una pubblicità occulta, non lo faccio,
Ma guardate, quando su quel tavolo a Reggio Calabria venne aperto la mappa, il progetto e tutto quanto, io stesso ebbi un attimo di emozione proprio e di soddisfazione, perché vedere i tecnici di RFI che dialogavano con i tecnici di Guardavalle, non solo col tecnico comunale ma con i giovani architetti, che dimostravano una grandissima competenza in un settore che non è da tutti e che arriva al punto tale per cui anche RFI parla con l'assessore e si complimenta, per cui lo stesso assessore regionale Musmanno, faccio nomi e cognomi a scanso di equivoci e per poter, in modo tale che chiunque voglia controllare, e ti dice: beh, è un piacere aver perorato la causa di quell'amministrazione, perché lo diceva prima Pino Sia, non è più il tempo in cui l'amico, basta avere un amico consigliere regionale o qualcuno e ti arrivano fondi, è finita questa cosa dei fondi a pioggia eccetera eccetera, è finita, occorre presentare progetti validi che siano ritenuti appetibili e soprattutto praticabili da chi di competenza. Quindi veramente un grazie di cuore, lo dico io, all'amministrazione di Guardavalle e alla comunità di Guardavalle che cresce giorno per giorno, sempre. L'anno scorso sono stato ancora alla festa della Trecchiatura, mi sembra che l'ha chiamata proprio così, che è molto importante soprattutto anche per quanto riguarda gli investimenti che la Regione Calabria, la direttrice dell'agricoltura, c'è un paese in grande fermento, quindi lasciatemi solo, io voglio chiudere con questa cosa, con questa soddisfazione. Se la Calabria è amministrata da amministratori come quelli di Guardavalle, non è una considerazione di parte, i risultati ce l'avete sotto gli occhi, le parole che vi ha detto Pino Sia non sono parole inventate, sono fatti concreti per quanto riguarda gli investimenti. Beh, devo dire che se la Calabria sarà amministrata di amministratori di questo tipo, veramente quel salto di qualità lo possiamo fare tutti, e lo dico perché pure da amministratore comunale mi rivolgo soprattutto anche con maturità a chi fa l'opposizione, a chi non è condivide anche il ruolo. Ecco, impariamo tra l'altro ad evidenziare, a valutare, ma ad apprezzare quello che di buono si fa per le nostre comunità. Le nostre comunità sono i nostri figli, siamo noi, è il futuro dei nostri figli. Non è su questo che si deve litigare, su questo si deve fare squadra comune quando si tratta di sviluppo del territorio. Ed è veramente un piacere, perché non sono stati, lo dico col sorriso, perché guardate, quando segui una pratica di un comune, quando ti leghi e chiedi che quel comune venga attenzionato dalla Regione Calabria e poi ti danno una soddisfazione tale per cui l'assessore a dire grazie, bravo per quello che hai fatto, perché hai portato ad investimento un qualcosa di concreto e di molto importante, questo è veramente un qualcosa che poi rinfranca e ti dà anche quella gioia, quella voglia di andare sempre avanti. Quindi complimenti all'amministrazione, complimenti a Pino Sia, complimenti alla squadra, io non li vedo molto bene perché abbiamo i fari negli occhi, da qua non si vede, ad una squadra che conosco uno per uno per la validità e dal primo giorno che abbiamo intrapreso questo viaggio assieme, che sicuramente ci porterà molto lontano. Io mi auguro che il prossimo anno, la prossima estate, saremo qua di nuovo a ridare notizia di altri investimenti sicuri, non chiacchiere, di fatti concreti. E lasciatelo dire a chi si occupa pure di una materia particolare, per il mio ruolo che ho in regione Calabria, attenzione, è con i servizi, dando alla comunità calabrese servizi, e i servizi sono opportunità di lavoro. Se una piazza viene inaugurata, chi ha attività commerciali in questo luogo, significa che potrà crescere, significa che i turisti che arriveranno a Guardavalle Marina avranno ancora più piacere a salire nel paese per gustare anche quelle che sono le peculiarità tipiche di questa Calabria, di offerta turistica doppia, mare e diciamo collina, diciamo qua montagna perché siamo in piena collina. Quindi complimenti, chiudo soltanto dando appuntamento e con un saluto particolare che lo voglio fare, non so che ha fatto pure Pino, all'Arma dei Carabinieri, al comandante, quale mi lega un affetto particolare, l'ho conosciuto, so il valore di quest'uomo e degli uomini che avvicino, quindi ci tenevo con questa conclusione, non la prendete a male, non è per fine elettoralistici, almeno non con l'Arma dei Carabinieri, ma lasciatemelo dire perché c'è bisogno anche di questi messaggi in questa terra di Calabria. Grazie e buona estate a tutti, alla prossima.